pronto per l'adrenalina, le emozioni di questa sfida. Un saluto da Pierluigi Pardo. E Stefano Nava, grazie Pier. E speriamo proprio di assistere ad un match entusiasmante. Il Sunderland, squadra che oggi vuole confermarsi dopo la bella prestazione e la vittoria esterna contro lo Swansea. Vorranno bissare il successo per 1-0 ottenuto nel match precedente, ma temo che dovranno rimandare l'appuntamento con la vittoria. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Duello molto fisico per il possesso di palla. Bale. Scattata molto bene qui la trappola del fuorigioco. Questa è un'ottima organizzazione di gioco. Coentrao. Guadagna metri. La manovra interrotta senza problemi. Occhio di testa, tiro potente ma calibrato malissimo. Benzema. Bella parata, in tuffo. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Palla in out, sarà corner. Ecco qui il replay dell'azione precedente, veramente a un passo dal gol. Pepe. Vuole il movimento dei compagni. Cerca la rete e finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Benzema è il classico attaccante rapace, capace di sfruttare ogni occasione del migliore dei modi. Ha mostrato ancora una volta di essere uno degli attaccanti più forti del mondo. Si riparte dunque con il Real Madrid che adesso è in vantaggio. Salta il difensore. Parte il cross. Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altre. Disperarsi è inutile, Pier. Attenzione al tiro! Palla ancora in gioco, pericolo. Palla che finisce in angolo.
occhio al volo. Difesa sotto pressione, ci sarà nuovamente calcio d'angolo. Rete, splendida rete. Arbitro che annulla la rete per posizione di fuorigioco fra le proteste dei giocatori. Credo che l'assistente avesse alzato la bandierina prima ancora che la palla terminasse in rete, quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato. Che dire? La gira bene. Crossa, Benzema, palla che termina largamente sul fondo. Ci viene riproposto il replay dell'azione da cui è nato il gol. Occhio al cross. Si contendono il controllo del pallone. Occhio al tiro. Buona l'intenzione, ma conclusione larga. Con pochi tocchi hanno ribaltato il fronte. Splendido contropiede. Cristiano Ronaldo. Modric. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Questa prima frazione di gioco sta confermando i rapporti di forza. Secondo tempo iniziato da poco con il Real avanti. Grande intervento, quasi come un gol. Pepe. Benzema. Bale. Non la blocca. Benzema. Si avvicina all'area. Recupera palla grazie a un buon tackle. Prova la botta. Suma così un'occasione importante per il pareggio. Una grande opportunità sul piede, ma non ha saputo sfruttarla. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. L'allenatore deve aver visto qualche giocatore stanco e ha deciso di sostituirlo. Effettivamente c'è molta stanchezza in campo, è necessario cambiare qualcosa. Deve aver sentito tirare il muscolo, si è fermato a terra. Il difensore blocca bene il cross. C'è la deviazione, pallone che termina fuori. Si riparte col calcio d'angolo. Khedira. Parte il tiro, distinto il difensore. Spazza via.
La deviazione, calcio d'angolo. Ecco il tiro, palla ancora in calcio d'angolo. Manca l'occasione per chiudere la gara. E poteva essere la rete della sicurezza. Sempre molto pericolosi sui calci d'angolo. Carvajal. Il Real può andare alla rimessa laterale. Rodriguez. Buono il tackle. Agüero. Duello molto fisico per il possesso di palla. Il Real Madrid deve mantenere questa concentrazione con un gol di vantaggio. Bella la verticalizzazione. Palla schizza via dopo il contrasto. Prova, palla ancora in gioco, pericolo. Grande intervento per liberare l'area. Minuto 85, stanno amministrando il vantaggio. Ma ovviamente la partita è ancora aperta. Pepe. Carvajal. Larsson. A metri a disposizione. Prova ad andare. Match che torna in parità a pochi istanti dalla fine. A sorpresa, quando sembrava che potessero mollare, hanno invece trovato il gol del pari. Questo gol è la dimostrazione che sottovalutare gli avversari è sempre pericoloso. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid supera la metà campo. Carvajal. Contrasto fondamentale questo. Prova ad andare, non trattiene, attenzione. È una questione adesso di energie, di voglia, di grinta, di cuore nei tempi supplementari.